In questa terra manca proprio il verbo della libertà, io posso. Perché non posso? Ma per tanti motivi, perché non posso studiare, perché non ho i soldi per continuare a farlo. Quindi non posso poi scegliere un lavoro. Non posso perché ci sono delle regole, tra virgolette, morali su questo territorio. Non posso perché il potere e la ricchezza è in mano a poche persone. Non posso perché la maggioranza delle persone qui è ostaggio di pochi prepotenti. E quindi io non posso. La Calabria è una regione particolare. Sì, è piccola, sono territori molto legati a origine un po' arcaica, l'andrangheta è molto pervasiva, raggiunge qualunque territorio ma soprattutto qualunque ambiente, per cui c'è questa sensazione di operare in un contesto di isolamento. Particolare carattere sostanzialmente dell'Ndrangheta sono i bunker che non si trovano in altre parti d'Italia, oppure se si trovano li si trovano in modo diverso. Questo è l'ingresso. Qui c'è una concentrazione altissima, almeno negli ultimi 4-5 anni ne abbiamo rinvenuti e sequestrati parecchi, siamo sui ordini dei 25-26 all'anno, che sono moltissimi. Diciamo esistono i bunker in aperta campagna, cioè a dire in zone dove non ci sono costruzioni e queste persone le realizzano di nascosto facendo dei veri e propri rifugi sotterranei ben attrezzati, con bagno, camera da letto, cucina, aria condizionata, si garantiscono anche vie di fuga e si accede a questi tramite dei congegni meccanici, sono ben mimetizzati. Prova ad aprirlo, no? Dice non funziona, non funziona, cioè, non gira. E come avete deciso comunque di aprirlo? Tiralo più da là. Abbiamo deciso di aprirlo perché avevamo il sensore che c'era qualcosa. Però poi abbiamo iniziato a scoprire qua. Però c'è una sicura all'interno. Chiudeva la sicura. Con la sicura. Sì, e quindi se uno che voleva provare da fuori non riusciva ad aprire. Lo squadrone di portato cacciatori Calabria negli anni si è rimodulato per attuare un contrasto al fenomeno dei latitanti nel territorio aspromontano e delle serre. L'omicidio Fortugno segna un punto di svolta che è innegabile, cioè quando la 'Ndrangheta mette la pistola sul tavolo e cambia le regole del gioco, le cambia in maniera irreversibile. Cioè, oggi non c'è nessun politico in Calabria che possa pensare di non essere ucciso, perché tutti possono realmente ritenere che se andranno in collisione con interessi mafiosi verranno uccisi. Questa è una regola di ingaggio, anche qui, che cambia completamente il gioco, perché è un conto che io possa subire l'incendio dell'autovettura, la minaccia, mi sparano il portone di casa, un conto che io debba mettere da parte l'idea che possa morire se entro in contrasto con questa gente. Ora, questa è una svolta che nel cuore della politica calabrese, sia di quelle persone per bene, la maggior parte, sia di quelli che non sono per bene, per fortuna sempre una minoranza, incide. Quindi l'Ndrangheta ha cambiato improvvisamente le regole del gioco, cioè si muore.